Direttamente dalla cameretta magica, oggi 30 di marzo, benvenuti ad un nuovissimo video. In questo nuovo video da eBay mi è arrivato un pacco. Comunque, prima di prendere la zaccagna per poi passare all'unboxing, volevo consigliarvi un canale, il canale di Nick... Aspettate un attimo... Il canale di Nicola Selvaggio. In pratica questo youtuber parla della Disney, della Pixar e molto altro ancora. Quindi vi consiglio a tutti voi l'iscrizione. Io comunque mi sono già iscritto al suo canale. Comunque adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Allora, questa è la ricevuta. Allora, che cosa ho preso questa volta? Ho preso l'album La Pulce d'Acqua di Angelo Branduardi. Questo album è del 1977. Allora, comunque è costato 9,37 euro più 2,90 per la spedizione, quindi in totale 12,27 euro. Direi pure un buon prezzo per questo album, perché è quasi irreperibile sul mercato e poi su eBay si trova a prezzi un po' altini. Comunque su Amazon è reperibile, ma costicchia un po'. E comunque spero che di questo album ne venga fatta una ristampa, perché è un album che secondo me merita. Comunque, come canzoni contiene, allora, ci stanno, contiene 9 brani, allora, tra cui c'è Il ciliegio, Nascita di un lago, Il poeta di corte, che come brano è molto bello, La pulce d'acqua, bellissimo, La lebbra nella luna, che è veramente, veramente stupenda come brano. Comunque è distribuito dalla Polydor. Qui abbiamo il bollino della SIAE e qui la cover del CD. Comunque, secondo me, è mille volte meglio ascoltarsi. Dunque, per una persona dai 3 ai 13 anni, mille volte meglio ascoltarsi questi brani qui, tipo La pulce d'acqua, Il ciliegio, Il poeta di corte, La lepre nella luna, che sono brani veramente semplici e fattibilissimi per uno di 7-8 anni, ma anche prima. E in confronto alle canzoni dei Me contro te, che quelli non sanno veramente, veramente cantare. Immaginazione e ispirazione di quei due proprio pari a zero in confronto a Branduardi, Zucchero, Pino Daniele, Gianluca Grignani, Jovanotti e così via. E comunque è anche un cantante che consiglio anche di far ascoltare non solo ai più piccoletti, ma anche agli adolescenti, perché questi cantanti che vanno valgono poco e niente in confronto a Branduardi, Zucchero, Pino Daniele, Sergio Endrigo, Quartetto Cetra, Zucchero, Caparezza, Gianluca Grignani e così via. Poi per sentirle le canzoni, guarda, purtroppo per rimediarlo, allora, purtroppo si può rimediare su eBay qualche copia, sempre se si trova a buon mercato, come l'ho trovato io, o su Amazon, anche lì ne che costicchia un po', però comunque ne vale comunque la pena acquistarlo questo album. E come ho detto prima, spero che venga ristampato. Comunque, che altro c'è da dire? E niente, ci vediamo alla prossima. Ah, e poi comunque, prima che chiudo il video, comunque La pulce d'acqua come canzone è veramente veramente stupenda, e consiglio comunque sia più piccoletti che più grandi di ascoltarle, ascoltasse tutto l'album via YouTube, perché comunque
dato che si trovano poche copie in vendita, la soluzione è o lo masterizzate con la pennetta, oppure l'ascoltate su YouTube o su Spotify. Che dire, niente, adesso ci vediamo alla prossima.